Questa iniziativa è stata ideata durante il lockdown, perché in quel periodo lì era ovvio, evidente che la popolazione voleva conoscere il proprio stato sierologico, voleva proteggersi e voleva tutelare anche le persone che erano vicino loro. Quindi abbiamo ideato questo laboratorio mobile ha realizzato 5 tappe. Abbiamo realizzato 5 tappe: Roma, Salerno, Napoli e Bergamo, e questa è la quinta tappa. Ogni tappa è stato un successo straordinario, perché abbiamo dovuto chiudere l'iscrizione dopo appena un'ora che avevamo aperto le iscrizioni, ed è un segno evidente, evidentissimo, che la popolazione vuole ancora prevenzione a tutti i costi, anche stare 2 o 3 ore in coda per avere una conferma o meno della loro negatività. Con questi test rapidi, in 20 minuti c'è la risposta sia per il Covid sia per l'epatite C, e credo proprio che le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale si debbano rendere conto che devono mettere a disposizione massicciamente test rapidi per la prevenzione, perché sono anche facili da autosomministrarsi. Perciò noi speriamo, ci auguriamo che queste 5 tappe, dove abbiamo screenato grosso modo 1000 persone, possano dare lo spunto a tutti i decisori per fare ciò che le persone desiderano e non ciò che qualcun altro pensa che sia giusto fare. Basta vedere le facce delle persone che vanno via quando gli consegniamo l'esito del test, qualunque sia l'esito. Sono persone soddisfatte, felici, si sono fatte ore di coda. Dunque, più di così è difficile, come dire, dare, portare come dimostrazione alle istituzioni. Stamattina 2 test, 2 screening, test per epatite C e test per il coronavirus. In questa stazione facciamo quello per l'epatite C, e lo facciamo su un campione di saliva tramite un tamponcino, che è questo qua. Passa nella seconda stazione, farà una puntura capillare e andrà a fare il test di screening per il coronavirus. Dopodiché attende fuori una 20 di minuti e avremo i risultati per lei. Se è positivo, le daremo delle raccomandazioni su come comportarsi. Penso che sia un'ottima iniziativa, specie perché per noi potenziali asintomatici è, diciamo, quasi obbligatorio anche a livello morale essere informati, diciamo, circa il nostro stato di salute, pure per la società, diciamo, e per le altre persone che sono più a rischio. E ci sono sicuramente delle note che possono essere migliorate, però tutto sommato non è facile comunque con una quantità simile di persone gestire le cose, quindi ok.